Dai, 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 con sto GS, dai, minchia. Bella moto questa. Ma no, porco di... Buongiorno. Buongiorno. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Aspettate, mi metto un attimo seduto così almeno vi spiego tutto con calma, perché questa sarà una settimana intensa, speciale, perché siamo qui all'Hotel Marianna a Rocca Pietore e quindi voi anche soltanto voltando la telecamera potete capire che video e che uscite verranno fuori. In più tutto verrà svolto con alcuni di voi, con una trentina di iscritti. Aspettate, però entro dentro perché fa freschetto. Qui si sta meglio, mi sa che ci dobbiamo coprire abbastanza. Si condivide la strada insieme, si mangia, pranzo, cena. Insomma, quello che vogliamo non è soltanto fare i giri, ma creare un determinato rapporto con tutte queste persone che vogliono condividere con noi questa settimana. Ci siamo già presentati con tutti quanti, abbiamo già fatto il briefing dove abbiamo messo in chiaro il passo da adottare, i comportamenti da tenere. Vi faccio vedere la camera perché sembra che è scoppiata una bomba. Dobbiamo soltanto scendere, portarci tutta l'attrezzatura e iniziare il giro. Andiamo! Ci siamo, stiamo per partire! Siamo un po' in ritardo perché sali, scendi, ti scordi una cosa, risali, riscendi, riprendi un'altra cosa. Mi raccomando, tutti puntuali, su e giù, poi tu sei l'ultimo. Grandissimo, grandissimo. Ma quanti cazzarola siamo? Che bella è che appena esci dall'hotel qua, guarda, guarda che paesaggio. Fai un passo e già stai immerso in questi paesaggi. Paradiso per noi. Siamo parecchi, veramente tanti. Mi sono reso conto della quantità di moto soltanto stamattina quando mi hanno sfilato davanti. Quindi ognuno ha il suo ruolo, che può essere anche momentaneo. Poi magari ci cambiamo se ci stufiamo. Per adesso io faccio da più di fila. Se vedete gli alberi che stanno giù, come tutta quella zona per esempio, mi hanno spiegato che durante questo inverno si è rotta una diga e ci sono state tre trombe d'aria che ha fatto questo casino. Infatti mentre salivamo diciamo: ma che cacchio è che ha fatto tutta sta devastazione? Oggi come prima giornata ci faremo Passo Giau, che hanno detto essere uno dei più belli, per cui ce lo spariamo subito. Striscia Paolo, striscia per tutti Paolo. Per pranzo siamo finiti a fare benzina. Ah, hai capito come fai i sordi, eh? Hai capito che è una mansione... Oh, faccio le pompe, lavorare. Dai, 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 con sto GS, dai, minchia. Bella moto questa. Questa è comoda. Questa non è comoda altrettanto. Asel Angel. Bella moto questa, che questa pure è comoda rispetto alla mia, oh. Vuoi? Non ti preoccupare, durante la settimana appena vedo che mi comincia a far male qualche cosa. Cosa? Vuoi provare una panicale? E faccio cambio. Si riparte tutti benzinati, intanto c'è sta lui è il mio eroe. Con l'SXV lui si fa tutti i passi con noi per una settimana. Una moto che praticamente già la manutenzione. Ora tu vai tranquillo, non so di niente di contro di te. A parte che c'ha 90 km di autonomia. Qui c'è un serio problema dei benzinai, ragazzi. Quindi non lo so come farà. Deve controllare bene le tappe. Però dicevo, se lui riesce ad arrivare alla fine settimana, che non c'è nemmeno un problema, se fa tutti i passi con noi, io non lo so. Guarda, gli faccio una statua. Calla, sì, ma partiamo con l'ignoranza. Tanto qui non so fiscali, andate tranquilli, fate bordello. Ah, vedi però, è attrezzato, c'è la tanichetta di benzina dietro, fantastico. Bravo Simone! Ah, ecco, subito così ad accoglierti appena esci dal benzinaio. Allora, io mi sono messo la sottotuta invernale. Devo dire che quando stai fermo muori di caldo, per cui sudi e poi quando ti muovi ti congeli. Perfetto. Però partì con quella lì estiva, me le sono portate tutte e due, perché non so, so deficiente, ma non così tanto. Da qui che cazzo non l'ha combinato. Secondo me era un po' azzardato. Stasera, raga, quando torni, poi per non parlare poi se ti prende le piogge, perché qui siamo in montagna, quindi bello, piove, grandina, poi sole, è normale. Infatti questa volta, perché l'altra volta sono rimasto fregato, mi sono portato l'antipioggia. Ma guarda che roba! Una cosa che mi sono dimenticato è lo scaldacollo. Lo scaldacollo sono un po' un demente, perché andava portato. Vorrà dire che striscio e me lo compro. Ci sarà qualcuno che vendrà lo scaldacollo. Iniziamo le curve, vai! Ah no, sono più di fila, tu far bravo. Però più di fila dietro non c'è nessuno, potrei fare un po' il paraculo. Potrei lasciare un po' di gatto. Mamma mia, guarda che gli ha fatto. Guarda che roba. Sono questi tornanti. Attenzione. Eccola, lui che fa? Ah, lui ha capito. Lui si sta sistema il mono, ma adesso dove va? A me, ragazzi, c'è una voglia. Allora, vorrei sapere che io sono un malato per l'esplorazione, e soprattutto per l'esplorazione dei boschi, montagne. Per cui io ho proprio voglia di prendermi e fiondarmi all'interno, tipo là dentro, e poi andare a piedi. Poi magari mi ammazzano cinghiali, lupi, quello che ti pare. Però so, mi piace troppo. Ho letto Giau,
sul cartello, per cui questo è già il passo che ci dicevano. Io paraculamente parlando credo che andrò piano e grande. Così almeno faccio un po' di gap e possiamo farci due curvette. Perfetta, liscia, nemmeno una buca. Paradiso. Ma che bello è. Ah, voglio andare a destra. Lo sai che mi ricorda, raga, questa ambientazione? Non so chi di voi l'ha visto il video di Passo Cavia dell'altro anno, che a un certo punto ha cominciato a diluviare. Ah, oh, le palle. Ah, siamo arrivati? Abbiamo fatto il primo passo. We are the champion. Anch'io voglio un nastrino. Abituate che mi fermo a tutti. Bravo, infatti ti ho visto bene come chiudi fila a te. Mo io vado avanti. Ecco qua, sono entrato proprio in modalità, vedi? Là, pompon, c'ho pure lo scardacollo. Mi sono fregato a lui che... Ah, regà, se voi vedete, tutti quanti stanno vestiti più o meno coperti. Qui c'è qualche problema, non stai bene. Certo, verde fluo, vabbè, è verde, che schifo. Però c'è il pompon e intanto si fanno il bombardino. Sto in modalità montagna. Ovviamente è alzato il vento, fa freddo, grande, grande. Ci dirigiamo da quella parte, quindi tecnicamente dobbiamo scendere. Mamma mia, che intuizione che ci ho avuto a mettermi il sottotuto invernale. Mai scelta più azzeccata. Piano. Ok, piano, perché ci hanno detto che ci sono forze dell'ordine che stanno facendo il loro lavoro. Non mi ferma. No, porco. Ok, va bene. Buongiorno. Buongiorno. Rivederci. Arrivederci, buona giornata. E il primo se lo siamo fatto, eh? Posso così, ne siamo usciti indenni, sono stati gentili, posso, va bene. Quando ha cominciato a farsi il giro intorno alla moto ho fatto... Se sai per ultimo non ti fermeranno, dicevano, fermano sempre i primi. Ah, certo, ho visto. Guarda, lui con l'Harley come se la pennelleggia, eh? Guarda, guarda, come se la spigneggia, eh? Ah, no, no, qui tocca andare piano e basta, perché è ancora umido, deve aver piovuto stanotte, quindi... Fine dei giochi, osserviamo soltanto il panorama. Ah, qui la stradina ha fatto puff. Staccatona. Eccola. Sì, sì, mamma mia, sannai per terra. Ci avevo due titoli. Uno perché mi hanno fermato. Che cazzo ridi? Due perché andai per terra. Mi stanno fermato? Sì. Che chi? Il papo Gigio, che cacchio vuoi che mi ha fermato? Hanno fatto passare a tutti, io e lui, tranquilli, pipipi. Ma porco... Ok, siamo tornati in sella, siamo sempre chiudi fila. Sono tutto sbrigato perché ero l'ultimo sulla cavolo dei funivia, per cui sono tutti quanti partiti. Due cose negative: inizia a piovicicare e non ho fatto pipì prima di partire. Porca miseria, che è qua, chiudi, allaccia. Mamma mia, senti stessi XV com'è aggressivo, però porca miseria, deve essere divertente per queste strade. Porca miseria, questa l'ho sentita, spero che almeno ha preso no la visiera. Che tanto devo fare sistema, devo fare qualche ritocchino, tanto breccola più, breccola meno. Oh, eccoci qua, tornati in hotel, vedo l'ora di togliermi questa cosa e di farmi la doccia. Come prima giornata del moto tour non è andata affatto male, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato bene, abbiamo preso il fresco, anche troppo. Però riscontro un problema delle parti basse con sto cavolo di serbatoio allungato, che sì... È un vero problema queste strade. Quindi per un grava con tutto il peso là vado a far forza sulle mani. Però poi mi fanno male i polsi e quindi poi... Penso che ne uscirò abbastanza devastato.
Comunque, il primo video di questa fantastica serie sulle Dolomiti insieme agli iscritti volge al termine. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare le notifiche e mettere mi piace e iscrivervi anche a Twitch. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao! Ah, iniziamo già prima. Che hai fatto? Che è successo? Dai, 2 chilometri da qua. Sono rimasto a piedi, senza sentire. Lo sapevo, era quotatissimo. Però, siamo presenti. Non si può ancora calcolare come problema. Siamo rimasti senza benzina. Quello si può ancora accettare, specialmente se sei autonomo e ti sei portato la tanichetta di benzina. Ma lo sapevo, l'S6V, 6 giorni, raga, qualcosa succede.